Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti Cielo, volume tredicesimo, 4 novembre 1921. Mi sentivo tutta immedesimata col mio dolce Gesù e nel venire mi sono slanciata nelle sue braccia, abbandonandomi tutta in lui come al mio centro. Sentivo una forza irresistibile di starmi nelle sue braccia ed il mio dolce Gesù mi ha detto: Figlia mia, è la creatura che cerca il seno del suo creatore e vuole riposarsi nelle sue braccia. È tuo dovere di venire nelle braccia del tuo creatore e di riposarti in quel seno da dove uscisti, perché tu devi sapere che tra la creatura ed il creatore ci passano tanti fili elettrici di comunicazione e di unione che la rendono quasi inseparabile da me, purché non si sia sottratta al mio volere, perché sottraendosi non è altro che rompere i fili di comunicazione, spezzare l'unione. La vita del creatore più che elettricità scorre nella creatura ed essa scorre in me. La mia vita è sparsa nella creatura. Nel crearla, concatenai la mia sapienza nella sua intelligenza, affinché non fosse altro che il riverbero della mia. E se l'uomo giunge a tanto con la sua scienza che dà dell'incredibile, è il riflesso della mia che riflette nella sua. Se il suo occhio è animato da una luce, non è altro che il riflesso della mia luce eterna che riflette nel suo. Tra le divine persone,
Non avevamo bisogno di parlarci, per intenderci. Nella creazione volli usare la parola e dissi Fiat. E le cose furono fatte. Ma a questo Fiat legavo e davo il potere che le creature avessero la parola per intendersi. Sicché anche le voci umane sono legate come filo elettrico alla mia prima parola, da cui tutte le altre discendono. E mentre creai l'uomo lo alitai col mio fiat, infondendogli la vita. Ma in questa vita che gli infusi, ci misi tutta la mia vita a seconda che la capacità umana poteva contenere. Ma tutto vi misi, non ci fu cosa mia che non gli feci parte. Vedi, anche il suo fiato è il riflesso del mio alito, cui gli do vita continua, ed il suo riflette nel mio, che sento continuamente in me. Vedi dunque quanti rapporti ci sono tra me e la creatura, perciò la amo assai, perché la guardo come parto mio ed esclusivamente mio. E poi come nobilitai la volontà dell'uomo? La concatenai con la mia, dandole tutte le mie prerogative, la feci libera come la mia. E se al corpo avevo dato due piccole luci, limitate, circoscritte, che partivano dalla mia luce eterna, la volontà umana la feci tutto occhio, sicché quanti atti forma la volontà umana, tanti occhi può dire che possiede, lei guarda a destra e a sinistra, di dietro e davanti. E se la vita umana non è animata da questa volontà, con la V maiuscola, non farà nulla di bene. Io nel crearla le dissi, tu sarai la mia sorella sulla terra, e il mio valore dal cielo animerà il tuo, saremo in continui riflessi, e ciò che farò io farai tu. Io per natura e tu per grazia dei miei continui riflessi, ti seguirò come ombra, non ti lascerò già mai. Fu il mio unico scopo nel creare la creatura, che facesse in tutto il mio volere. Ma con ciò volevo nuove parti di me stesso dare alla esistenza. Volevo farne un prodigio portentoso, degno di me e tutto simile a me. Ma, ahimè, la prima a mettersi contro di me doveva essere la volontà umana. Vedi un poco, tutte le cose si fanno fra due. Tu hai un occhio, ma se non avessi una luce esterna che ti illumina, nulla potresti vedere. Tu hai le mani, ma se non avessi le cose occorrenti per formare i lavori, nulla faresti, e così di tutto il resto. Ora così voglio la santità nella creatura, fra lei e me, fra due, io da una parte e lei dall'altra. Io a dare la mia vita e come fido compagno a comunicarle la mia santità, e lei come fida e inseparabile compagna a riceverla. Così lei sarebbe l'occhio che vede ed io il sole che le do la luce, lei la bocca ed io la parola, lei le mani ed io che le somministro il lavoro per operare, lei il piede ed io il passo, lei il cuore ed io il palpito. Ma sai tu chi forma questa santità? La mia volontà. È la sola che mantiene in ordine lo scopo della creazione. La santità nel mio volere è quella che mantiene il perfetto equilibrio tra creatore e creature che sono le vere immagini uscite da me. Ebbene, è opportuno fermare la lettura perché questo splendido capitolo contiene dei passaggi delicati, non immediatamente accessibili, ma che vanno ben compresi, è anche un punto fondamentale che deve essere assolutamente, meditavamo in qualche giorno scorso, sempre più e sempre meglio manducato e digerito. Ossia questa interpersonalità, io la chiamo così, tra l'anima e Gesù, e io ritengo, questa è una mia opinione personalissima, per chi è molto devoto alla Madonna, tra l'anima e la Madonna, perché tanto è la stessa cosa,
l'interpersonalità del rapporto appunto tra Gesù e l'anima, o tra l'anima e Maria in Gesù, o tra l'anima e Gesù attraverso Maria, come uno preferisce, insomma. È uno dei capisaldi fondamentali della vita nella divina volontà, che è vita di relazione personale e di amore con Gesù, vissuta anzitutto nell'orizzonte comune a tutti quanti noi mortali e viatori della fede. Questa è la prima cosa, il primo orizzonte che, anche se si trova al termine di questo scritto, deve essere oggetto della nostra meditazione. Evidentemente questo non significa chiudere, mettiamo subito le mani avanti per evitare malsani, inopportuni o addirittura nella peggiore delle ipotesi eretici, erronee interpretazioni, letture di questa importante verità. Questo non nega affatto nessun tipo di mediazione, né la mediazione ecclesiale del ministero ordinato, sacerdotale, nella mediazione sacramentale dei sacramenti, nella mediazione comunitaria, d'accordo? Quindi della necessaria anche dimensione comunitaria della fede. Le mediazioni che la Divina Volontà stessa ha stabilito, la mediazione della gerarchia, la mediazione del Magistero, la mediazione dei sacramenti. Questo non è estromesso, questo è presupposto. Ma stante questa dimensione della vita ecclesiale, che è poi quella più comunemente accessibile, c'è cioè una persona che si avvicina alla Chiesa che fa. La prima cosa che fa è cominciare a frequentare la messa. Durante la Santa Messa si vive la cosa più grande che esista nell'universo, ma la si vive attraverso varie forme di mediazione, perché la messa la celebra il sacerdote. Quello che accade durante la messa è un atto di divina volontà sacramentale, nel senso che viene trasformato il corpo e il pane e il vino di Gesù nel corpo e nel sangue di Cristo, ma il mistero, come si vede. Nella Santa Messa ordinariamente è presente una porzione del popolo di Dio, no? Quindi, almeno per il fedele che vi assiste. Quindi vediamo che ci sono varie mediazioni. Ecco, però, dentro questo orizzonte, perché la mediazione può costituire, come è nella Divina Volontà, un aiuto o anche per certi aspetti un limite. Vivere la messa semplicemente, ecco, come un atto, per carità, allora ci sono vari livelli, no? C'è chi assiste e vive la Santa Messa come se fosse veramente uno spettatore anche poco interattivo, diremmo oggi. Cioè, sta lì, sta in chiesa, sente e guarda e basta, non partecipa. Cioè non risponde, per esempio, non dice le preghiere che deve dire, non segue la messa con i gesti del corpo. C'è un sacco di gente che massimo che fa è sedersi e starsi in piedi, a volte stanno in piedi per tutta la messa, a volte stanno seduti per tutta la messa, come se niente fosse, come se tutto quello che avviene non avesse nessuna rilevanza. Ora, già entrare nella messa attraverso la mediazione, che abbiamo questo rapporto mediato, dei gesti liturgici. Non è la stessa cosa leggere il Vangelo che la prima lettura, durante la prima lettura si sta seduti, durante il Vangelo si sta in piedi, quindi già entrare in tutte quante queste mediazioni e partecipare alla messa, già questa è una grande cosa, ecco. Ma anche questo, che è già non molto frequente, non basta ancora per vivere una grande Santa Messa. Perché poi c'è l'orizzonte personale, cioè tu dentro questa dimensione, tu devi cercare il tuo rapporto durante la Santa Messa con Gesù, come la tua anima è capace di viverlo. Tu sai che sull'altare si sta rinnovando il sacrificio della croce, meglio ancora se si vuole essere
più precisi da un punto di vista tecnico-sacramentale, c'è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce, vera, anche se coperta dai veli del sacramento, quindi è come se stessimo sul Calvario. E durante la consacrazione, o durante poi il proseguo della preghiera eucaristica, che rapporto hai con Gesù? Ecco la dimensione personale. Cioè, semplicemente tu ascolti, stai lì con la testa per aria, o intessi un rapporto personale che non è fatto soltanto di parole, è fatto di sentimenti, è fatto di affetti, è fatto di effusioni, forse è fatto di lacrime. Ma c'è o non c'è? La stessa cosa, il gesto ancora più profondo per certi aspetti, è ancora più personale dell'accostarsi alla Santa Comunione, no? Santa Comunione non è una cosa che si fa in automatico, prendo, mi alzo, vado, come se prendessi una caramella, poi me ne torno a posto, mi metto seduto, sento la preghiera del sacerdote, la benedizione, e poi me ne vado come se niente fosse. Capiamo, no? Cioè, ho fatto la comunione, certo che l'ho fatta, perché il sacramento l'ho ricevuto. Che ho fatto, l'ho fatta durante la messa, quindi l'ho soltanto, ho sentito tutta la messa, per carità, dall'inizio alla fine. Ma che comunione è quella? Allora, cioè, che fai? Come ti sei preparato? Che cosa hai detto? Cosa hai? Che tipo di rapporto hai avuto con Gesù nella preparazione prossima alla comunione, dall'Agnus Dei in poi? Che tipo di affetti hai avuto verso di lui? Ci hai parlato? Non ci hai parlato? Ti sei raccolto? Non ti sei raccolto? E dopo la comunione che hai fatto? L'hai adorato? Non l'hai adorato? L'hai amato? Non l'hai amato? L'hai lodato? Non l'hai lodato? L'hai adorato? Non l'hai adorato? L'hai ringraziato? Non l'hai ringraziato? Ci hai parlato? Hai effuso il tuo cuore? Lo hai ricoperto di baci? Che hai fatto dopo la comunione? Ora capiamo quanto è importante questa personalizzazione. La mia esperienza pastorale di sacerdote mi dice che le anime sfuggono da questo, cioè noi stiamo sempre svicolando da... Ecco, la divina volontà ti pone davanti e Gesù a tu per tu, cuore a cuore, ti dà questa rinnovata coscienza, perché anche se tu non sei cosciente, anche se tu non ci credi, guarda che Gesù ha visto tutto quello che hai fatto, cioè durante la messa Gesù ha osservato tutto quello che hai fatto, Sto dicendo la messa, che lo capiamo, no? Tanto per fare un esempio. E non è la stessa cosa osservare certe cose o osservare altre cose. Quante volte Gesù negli scritti parla di sacramenti, anche sacramenti che servono più ad offenderlo che non a glorificarlo, che non servono quasi a niente. Perché eccettuata la validità del sacramento, e se uno almeno non sta fuori della grazia di Dio, la sua liceità, qui bisogna essere un pochino formati, però così stanno le cose per comprenderle, ma la fruttuosità, cioè gli effetti che produce quel sacramento, sono quasi nulli. Perché chi va a messa con la testa per aria, tanto per fare un favore al Padre Eterno che sta lì come un palo, d'accordo, vicino alla porta della chiesa, guardando e arrivando tardi, e poi appena il sacerdote dalla benedizione che si sbriga a finire come se ci avesse la graticola, cioè quali frutti può produrre un gesto di questo genere? Ma che tipo di rapporto c'è avuto con Gesù? E per questo, purtroppo, per la grande maggioranza delle anime, Gesù rimane un illustro sconosciuto. Delle anime anche tra i fedeli cattolici, purtroppo. Ora, questa interpersonalità, ripeto, del rapporto, è un caposaldo della vita nella Divina Volontà. Da parte di Gesù il rapporto è perfettamente instaurato. Lui parla dei fili elettrici. Capiamo, no? Cioè, tutti quanti siamo abbastanza moderni, siamo intelligenti. I fili elettrici collegano le lampadine della nostra casa al contatore, che ha lanciato appunto la sorgente dell'energia, che è appunto l'ente gestore che porta l'energia nella nostra casa. È chiaro che se io i fili li stacco, la luce, la lampadina non si accenderà più.
E come si staccano i fili? Dice Gesù. Uscendo dalla divina volontà, sottraendosi al suo volere. In senso forte e in senso formale, questo si fa col peccato. L'occasione contingente da cui è nato questa lezione di Gesù è questa bellissima immagine, no? Luisa che si adagia, si slancia anzi, no? Nelle sue braccia. Dobbiamo immaginare, immaginando questa scena, no? Si slancia fra le sue braccia. Chi di noi è stato innamorato, ecco, saprà. Supponiamo che uno rimane 15 giorni senza vedere la propria innamorata o il proprio innamorato. Quando si rincontrano, si parte, ci si corre incontro e quando si arriva, abbraccio fortissimo. Perché? Perché uno non ce la faceva più. Non ce la faceva più. Probabilmente noi non avremo la grazia, ecco, di magari che fosse, insomma, se il Signore si degnasse di una grazia tanto grande, di sentire un abbraccio reale di Gesù sulla sua pianeta Terra, no? Ma immaginiamo, no? E se Gesù lo vedessi a 4 metri di distanza da te, partiresti come un innamorato folle, scoppiando in lacrime di gioia e abbracciandolo con tutto l'amore del mondo, come se fosse, perché lo è, la persona più amata e più preziosa, più importante di tutti. E la stessa cosa vale per le anime devote di Maria Santissima, no? Certo che non lo possiamo fare realmente, no? Ma lo possiamo fare con la nostra volontà. Quante volte Gesù ci ha detto che con la volontà posso fare tutto. Non fa niente che io non lo veda o non lo faccia da un punto di vista fisico e sensibile. Ma Gesù lo sa, lo vede, se la tua volontà compie questo gesto. E questo gesto che cos'è? È espressione di quell'amore immenso del cuore che sgorga da un rapporto personale con lui e che, come dire, ti porta. Sponta, cioè, come fai tu a non fare la volontà di Gesù se lo ami? Gesù lo dice nel suo Vangelo, no? Chi mi ama osserva la mia parola. Chi mi ama però. Ma chi non mi ama non osserva la mia parola. Ancora, sempre nel Vangelo di Giovanni. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Sta scritto questo qui, no? Ma l'amore non è una chiacchiera. L'amore non è una teoria, non è un concetto, d'accordo? La vita nella divina volontà, a mio avviso, tra le altre cose, è uno strumento di adempimento il più perfetto possibile, perché su questo perfettissimo starà soltanto una Madonna, del primo comandamento, che oggi sto primo comandamento, e qui se lo sono tutti dimenticati. Tutti è un'espressione estrema, no? In molti se lo sono dimenticato però. Perché si parla molto di amore, ma si parla sempre del secondo comandamento. Per carità, il secondo comandamento è il grande comandamento. È il distintivo di noi cristiani. San Giovanni scrive chiaramente che non posso dire di amare Dio che non vedo se non amo il fratello che vedo. Su questo non ci piove. Ma l'amore non si riduce semplicemente alla dimensione orizzontale, d'accordo? O a forme di mera filantropia, di mera umana pietà, di mera compassione, che sono tutte, ripeto, cose buone, gradite al cielo. Evidentemente che il cielo odia la violenza, odia la discordia, non benedice i cuori duri, i cuori insensibili. I cuori che si chiudono alle necessità del prossimo, dei fratelli, i cuori che seminano discordia, per carità. Ma lo stesso secondo comandamento è vissuto in maniera molto più perfetta quando sgorga come diretta conseguenza del primo. Perché
Perché se io ho interiorizzato quanto grande, qui lo dice, l'amore di Gesù, quando Gesù parla di queste cose bellissime, cioè, mentre lo alitai col mio fiato, gli ho infuso la vita, ma ci ho messo la mia vita, la mia stessa vita. Il suo fiato è il riflesso del mio alito, il suo riflette nel mio. Questo Gesù non l'ha detto per semplicemente per le anime amanti, l'ho detto per tutti, questo vale per tutti. È vero che certe creature si riducono talmente malamente a causa di miliardi di atti di volontà umana, molte volte peccaminosa, da diventare, Gesù stesso lo dice, irriconoscibili, non si vede più la bellezza con cui sono usciti dal creatore, ma di per sé queste cose valgono per ogni anima. E quindi è chiaro che se io le ho interiorizzate, ma come mi permetterei mai di trattare male, o di non accogliere, o di non amare, una creatura che come me è oggetto di tanto amore, di tanta attenzione, di tanti rapporti bellissimi con lo stesso mio creatore? Quindi il primo comandamento rettamente vissuto, e quindi il rapporto di amore intimo e personale con Gesù e con la Madonna, evidentemente comportano un'impennata anche nell'osservanza del secondo comandamento. Anche perché due persone che si amano, e come dire, si scambiano gli stili, no? Se io amo veramente una persona, io quella persona la imito, perché ne sono affascinato, cioè essere innamorati significa essere proprio affascinati, cioè lo stile di Gesù e di Maria è bellissimo, è fascinoso. E quando li si ama realmente, si ha il desiderio di fare come loro, di essere belli come loro. E quindi ciò che ci hanno sempre insegnato nell'ascetica, no? Chi vuole fare l'imitazione di Cristo o l'imitazione di Maria? Lo farebbe Gesù questa cosa al mio posto? Cosa farebbe Gesù al mio posto? Lo farebbe questa cosa la Madonna al mio posto? Cosa farebbe? Ma diventa, come dire, una cosa spontaneissima. La coscienza subito, come dire, ti avverte se stai facendo qualche cosa che Gesù o la Madonna non farebbero o non sottoscriverebbero, che esce dal loro modo di fare. Ecco perché il segreto, ecco, per la crescita nella vita, nella divina volontà, è tenere questi fili elettrici sempre allacciati, non soltanto custodendo la vita della grazia, ma imparando ad avere questo intimo rapporto di comunione con Gesù e con Maria. E per essere molto concreti, perché sennò qui oggi si fanno sempre tante chiacchiere, come si fa? Ti devi prendere del tempo, io consiglio alle anime, dico senti, fa tutte le preghiere che ti pare, per carità, il rosario dobbiamo farlo, durante la passione bisogna farlo. Inventati qualcosa, ma trova un momento durante la giornata, non soltanto quindi con tutti quanti gli atti che facciamo nel corso della giornata, no? Che sono come dei piccoli SMS che ci scambiamo. Avete visto gli innamorati, no? Quando non stanno insieme, pigliano un attimo il telefono, ti amo, e quella risponde ti amo. Gli atti con cui chiamiamo la divina volontà, gli atti di amore sono questi SMS, no? Però poi c'è un momento in cui la sera, se possono, se non sono molto lontani, se ne stanno un po' insieme. E noi questo insieme ci dobbiamo stare. E non, cioè, ma come faccio a stare insieme? Io non vedo niente, non sento niente, cioè, mi sembra che sto a parlare da solo. Non è vero, prova a farlo. Prova a farlo. Non è così. Ecco, dobbiamo muovere questi primi passi nell'orizzonte della fede. Cercare queste forme. Poi non è escluso, nel nostro cuore. Desideri di cose straordinarie non si possono avere, non si devono coltivare. Ma i sogni sì, perché i sogni non sono mai un peccato.
Perché i sogni avvengono di notte, avvengono quando la nostra attività è incosciente. Per cui se ci viene qualche desiderio, come dire, di cose troppo grandi, che sarebbe poca umiltà corrispondervi, perché dobbiamo sempre pensare che noi siamo nessuno e che già è troppo se quando Dio vorrà potremo vedere qualcosa di bello in paradiso. Ecco, ma in questo mondo pazienza. Già è troppo che ci danno uno sguardo di amore e di compassione, ma se ci dovesse venire, ed è normale che venga, che viva la divina volontà, qualche desiderio un po' così, uno fa un piccolo processo interiore e dice: vabbè, signore mio, questo è un sogno. I sogni belli che riguardano Gesù e Maria si possono offrire, basta offrirli come sogni, ecco, anziché come desideri. Offrirli come sogni, a volte i sogni si avverano, ecco. Non è, credo, peccato, perché qui stiamo nell'orizzonte dell'amore, quindi nell'orizzonte dell'amore i peccati non ci stanno. Non è neanche peccato desiderare che magari qualche sogno, chissà, potrebbe anche avverarsi, non certo perché siamo qualcosa o qualcuno, ma perché appunto l'amore di Gesù e di Maria è talmente grande, è talmente desideroso anche di farsi conoscere e percepire, certamente da chi si mette in condizione di poterlo conoscere e percepire, chi lo sa? Ecco. Nella Divina Volontà sappiamo benissimo che sono promesse, grazie portentose, strepitose, prodigi, inauditi o cose di questo genere. Quindi coltivare qualche sogno non c'è nessun problema. Ecco, ma per sognare, ecco, bisogna cominciare a stare in maniera cosciente, certamente nell'orizzonte della fede, con i nostri amati, coltivando un rapporto, ripeto, intimo, amoroso e personale con loro. Fatto questo, anche la vita stessa nella Divina Volontà diventerà molto, molto più semplice di quello che pensiamo. E questa deve essere una dimensione che dobbiamo fare in modo che sia presente nella nostra esistenza e che non sia trascurata. Non lasciamo anche i nostri rapporti sacramentali con Gesù, soprattutto nella messa e nella comunione, che siano semplicemente guidati dalle mediazioni necessarie, istituzionali, ecclesiali, e si fermino lì. Ecco, altrimenti resteremo sempre delle anime piccole, delle anime tiepide, delle anime zoppicanti, delle anime straordinariamente imperfette, forse piene di peccati veniali, o peggio, eccetera. Il segreto è il rapporto intimo e interpersonale con Gesù e o con Maria. La tua vita, Santa Vergine Maria, era un continuo, intimo, ininterrotto rapporto personalissimo con tutta la Santissima Trinità, con Gesù in particolare, specialmente quando lo avevi con te, e un filo di corrente sempre acceso e mai interrotto, ecco, con le scosse, le sante scosse della Divina Volontà, che sempre trovava i fili ben intatti, per accenderti ed illuminarti continuamente con le sue ispirazioni e con la sua vita, che puntualmente tu vivevi e mettevi in pratica. Aiutaci a renderci conto di tutto questo e a farne oggetto del nostro patrimonio esistenziale, della nostra vita. Come disse la Samaritana convertita, ora non è più per la tua parola che io credo, ma perché io stessa mi sono accorta e ho constatato di persona che questo è il Salvatore del mondo. Ecco, questa esperienza di persona non è sostituibile da nulla. Aiutaci anzitutto a blindare, a trovare tempi, spazi e momenti per dedicarci ad essa. E il resto verrà da solo, come la Divina Volontà disporrà.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.